Buonasera. Meno tre. Buonasera, meno tre, meno due, meno uno. Via, si inizi coi lavori. De Luca, buonasera, presidente. Dimmi, che... Pasquale, che c'è? Cosa fa? Cosa perché fa? Non avete iniziato? Che c'è? Gennarino si sta prendendo un caffè. Vabbè. Ah, no, vabbè. Ah, ah, un caffè lungo. Cosa succede, presidente De Luca? Cosa succede? Cos'è sta roba? La pelle mi brucia. Ma perché? La pelle mi brucia. Perché? Perché ogni volta che qui in campagna i lavori partono in ritardo. Ah, quelli erano lavori. Mi va a fuoco la pelle, vabbè. Vabbè, è un modo per dire, cioè. Certo. Ogni secondo di ritardo è una goccia di soda caustica sulle carni vive. Vabbè, ma perché tu? Perché? Perché regione campagna. Sì. Io voglio un'efficienza scandinava. Vabbè, ma non è precisione caso. Tedesca, rigore spartano. Va bene, le fa onore. Qui in campagna. Che si sappia, sì. C'è uno scippo ogni 30 secondi. Non è bellissimo, eh? Ma solo 30 secondi netti. Ah, ok. Né un decimo più, né un decimo meno. Contento lei, per carità. Perché? Non c'è da vantarsi, però. Questo sud. Quale? Il mio sud. Il suo sud, adesso tutto è pronto sud. A sfidare qualsiasi nord. Vabbè, grazie. Lei mi dia un nord. Ma cosa vuol dire? Mi dia un nord qualsiasi. Ma cosa stai dicendo? Porti qui un nord qualsiasi. Ma cos'è il nord? Un nord a piacere, un nord Europa, un nord America, un po' no. Nord. E io le dimostrerò che la fama del nord nella storia è una fama usurpata. Addirittura, addirittura. Va bene. Va bene, stia calmo, sì. Le dico solo che sulla bussola è vero che c'è l'ago punta che punta sulla N. Sì, la bussola. Ma sì. La N non sta per nord. No, sta per Napoli. No. Deve sempre esagerare. E questo deve è tutto, sempre va bene. Esagerare. Però posso dire, non stia sempre con sta rivalità tra nord e sud. Basta, no? Ma quale rivalità? È la fa lei. La mia campagna non ha rivali. Vabbè. Grazie al rigore spartano. Sì, perfetto. Al rigore spartano che io per primo applico e pratico. Va bene, va bene. Io qui per tutti sono Vincenzo De Leonida. Addirittura, va bene. Però in confronto a me gli eremiti sono tronisti di Maria De Filippi. Ah, ma il concetto è chiaro. Io dormo spartano. Cioè? In un lettino senza materasso. E là, adesso, e dai. Per coprirmi. Uso questo qua. Ma cos'è quella roba lì? Dai. Questo è un pezzo di pelle che ho conciato io a morsi e saliva. Non è il caso, può dormire tranquillamente. Infatti è corta, la vedi che è corta? È piccolissima. La vedi che è corta? Infatti, ma tanto neanche mi serve perché io dormo 7 minuti a notte. Mamma mia. In quanto dormire è una perdita di tempo. Basta, a me la perdita di tempo mi brucia la pelle. L'abbiamo capito, l'abbiamo. È finito sto caffè! Ah, ma adesso controlla i lavori. Ma ah, cosa? Cosa c'è? Pure la scarpetta. Ma va. Vabbè, ha che preso un maritozzo e fa la scarpetta. Ma poverino, ma voglio mamma mia! Sì, senta, vabbè. Allora, ci tiene a dire che è efficiente, l'abbiamo capito, no? Efficiente, sì, giovanotto. Sì. Se lei scrive su WhatsApp efficienza il correttore le cambia la parola in De Luca. No, non credo, non credo. Magari, ma non credo. Beh, bevo. Se lo merita, beva. Però non è il caso, il concetto è semplice, l'abbiamo capito, andiamo avanti, no? Vede, io sono quello che faccio 3 turni al giorno di lavoro. Come dando 3 turni? Il cambio a me stesso. Ma cosa ogni dice? Ogni 8 ore. Sì, va bene. E vede, mi dispiace di non avere una doppia personalità, così avrei potuto fare 24 ore io e 24 quell'altro. Per fortuna non io ha la doppia. Io sono pratico, concreto. Basta. Non vengo dai quartieri alti, io vengo dalla terra. Vabbè, allora, terra che ho scavato io stesso a ma mani qua. Nude. Ma dove, cosa? Dove cosa? Per fare il tracciato della metropolitana da Chiaiano Marinella a Frullone San Rocco. Ma chi se ne frega? E questo è tutto, va bene? Va bene. Favorisca il polpaccio, forza. Cosa dici? Favorisca il polpaccio, ma cosa forza. Vuole da me il mio polpaccio? È ora di cena e noi in campagna, oltre che spartani, siamo anche mastini napoletani. Va bene. Che azzannano i polpacci. Ho capito. E non li mollano. Occhio, occhio. Occhio, va bene, andiamo avanti, per favore. Vede, caro signore torinese. Lasci stare Torino per una volta. Avrei potuto scegliere una vita tranquilla, sì, comoda. Certo, certo. Andare in giro a tagliare i nastri. Come fanno, grazie, no? Sì, sì. Tagliamo il nastro. Sì, sì. Vuole un po' di sì, grazie, va un bene, va bene. Avere un posto a teatro. Sì. Prego, De Luca, questo è bene, su. Abbiamo capito, sì. Su un triclinario. Che? Cos'è? Come? Cosa? No, scusi, l'ignorante, non so cos'è. Cos'è il triclinario? Cos'è so. Non lo so. Ma a Torino ve le fanno fare le medie? Senta, la smetta, non so cosa. Se le facciamo, è colpa mia, non so cosa. Il triclinio che io conosco era la sala da pranzo romana. Ah, io pensavo fosse e i letti su cui si
stendevano i romani a mangiare erano i triclinari. Ah, ok, grazie, scusi. Ma lei è di Torino, al massimo si sdraia sui murazzi mangiare aglio e acciughe. No, no, senta, non riduca tutto a questo. Ecco, io potevo fare una vita così, va bene, sdraiato, pilucando l'uva, guardando gli scippatori che lottavano con i vigili urbani. Quello è bello spettacolo. Bello spettacolo. Bello spettacolo, eh? Vabbè, abbiamo capito, poteva fare una vita tranquilla. Poteva farlo, sì, la vita tranquilla. Io potevo partecipare alle cerimonie. Sì, come fanno tutti. Ma io, caro lei, come cerimonia, non c'ero neanche a quella del mio battesimo. Ma cosa dire, se non c'era quella... Non c'ero, non c'era. Come non c'era? Come quando ero infante, perché avevo da fare. Al battesimo? Stavo insediando la culla in regione per il mio primissimo mandato. Cosa dici? Il mandato da latte. Ma non esiste il mandato. E invece ho scelto la vita da spartano. Vabbè, abbiamo capito. Non dormire, non mangiare. Sa come faccio la doccia io? Non ci interessa. La faccio senza acqua. Mi metto sotto il soffione e faccio il rumore della doccia. No. Vabbè, ma guardi che si può lavare adesso. Cosa c'è? Mi lasci... dormire un po'. Ma no, non può adesso dormire un po'. Non fatto. Ma che fa? Ma non può fare ste fatto vive.